Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Presidente della campagna. Denunciamo un'operazione di truffa mediatica messa in atto da Conte, che ha fatto un'operazione di ricostruzione di una verginità politica in due mesi. Fino a luglio i 5 Stelle hanno votato tutti i provvedimenti di Draghi. Nel giro di due mesi si sono ricostruiti una verginità politica, anche perché siamo un paese, questo bisogna dirlo, che ha la memoria corta. Ma come diavolo è possibile? Conte sta girando oggi l'Italia come un descamisato, si è tolta la giacca e il fazzolettino qui, dopo che ha fatto il Presidente del Consiglio per tre dei quattro anni della legislatura e si sta presentando come un martire dell'agenda sociale violata. Ma per cortesia, siamo alla truffa politica immediata. Basta. Presidente Conte. Non mi era sfuggito questo intervento. Vede, come siamo attenti. No, devo dire che è un segnale che il PD de Luciano in Campania sta andando molto male, evidentemente, per attaccarmi in questo modo. Guardi, noi siamo stati molto coerenti, la gente lo capisce, la gente non si fa prendere in giro. Noi se abbiamo realizzato l'80% del nostro programma nel 2018 è perché abbiamo mantenuto fede a quell'agenda. E questo è un motivo di vanto, non di demerito. Dovrebbero farlo tutte le forze politiche. Il problema della democrazia diventa malata perché? Perché la gente non va a votare? Perché la gente dice, io do il voto, poi i partiti lo intendono come una cambiale in bianco, poi si assestano loro, vedono Presidente, che devono fare. Con tutto invece il rispetto, un partito dovrebbe garantire ora, il mantenimento. Ora c'è questa